telemedicina, innovazione, sperimentazione, monitoraggio sul territorio e abbattimento dei costi. Per la prima volta non è il paziente a recarsi in ospedale, ma è l'ospedale ad andare verso il territorio. 350 pazienti fragili, anziani, malati cronici e adulti non autosufficienti della città di Bari saranno monitorati a domicilio dal 1 agosto al 30 settembre da un'equipe di operatori sociali guidati dagli specialisti del Policlinico di Bari nell'ambito del progetto sperimentale di telemedicina emergenza estate 2015, un modello avanzato di assistenza domiciliare programmata. Il progetto sperimentale è stato presentato in conferenza stampa dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dal sindaco di Bari Antonio De Caro e dal direttore generale del Policlinico di Bari Vitangelo Dattoli. Presenti anche l'assessore al welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico e i responsabili delle cooperative di operatori sociali del Comune di Bari che aderiscono al progetto a costo zero. L'obiettivo è trasformare questa sperimentazione in un modello, pronti a compiere passi anche molto innovativi e arditi, ma con lo scopo di renderli permanenti. Una delle strade per fare buona prevenzione è passare dalla sanità di attesa alla sanità di iniziativa. Le persone, infatti, oggi non chiedono più solo di risolvere il problema, chiedono di sentire le istituzioni vicine, in particolare quelle istituzioni che cambiano la vita. Quindi, Presidente, non è un modello, non una sperimentazione? È una sperimentazione perché in questo momento tutto avviene tra virgolette gratuitamente, nel senso che gli operatori sociosanitari del Comune di Bari, che già assistono 350 pazienti, che è l'intero, con l'assistenza domiciliare, si prestano gratuitamente a diventare operatori, sono stati addestrati dal Policlinico a fare l'elettrocardiogramma e questi prelievi per l'analisi del sangue, ed è chiaro però che tutto questo poi, se va a regime, ha anch'esso un suo costo che è sostitutivo rispetto a quello ordinario. La delega della sanità viene mantenuta dal Presidente, che non è l'assessore, significa che la sanità in Puglia è di interesse dell'intera giunta e quindi la delega rimane al Presidente perché viene gestita con la massima attenzione possibile, data anche il desiderio di innovazione che oggi abbiamo mostrato con un progetto che credo non abbia precedenti in Italia, che potrebbe consentire di abbattere i costi, rendere meno disagevole la vita delle persone, in particolare quelle che hanno malattie croniche o comunque situazioni di particolare fragilità, e che consente di programmare i ricoveri anche rispetto a possibili emergenze, prevenendole e evitando l'ingolfamento dei pronto soccorso e delle corsie degli ospedali. E parliamoci chiaro, ecco perché lo abbiamo presentato immediatamente, è il modello in base al quale noi vogliamo rivoluzionare l'intera sanità pugliese. Molta più assistenza domiciliare e gli ospedali dedicati esclusivamente alle acuzie, alle situazioni non gestibili in casa. Un ospedale costa in termini di personale, energia, condizionamento, tutta una serie di costi aggiuntivi che in casa possono essere abbattuti. In casa spesso i pazienti stanno meglio, hanno più possibilità di avere rapporti umani con i propri parenti e questo rende la gestione della malattia, in particolare se cronica, molto meno costosa sia dal punto di vista economico per il sistema sanitario nazionale, ma anche emotivamente per il paziente. Quindi è un modello sul quale insisteremo, anche perché le nostre aziende, in particolare quelle che fanno innovazione tecnologica, possono crescere moltissimo, a partire dal software che abbiamo messo a punto, possono crescere moltissimo e crearsi anche mercati fuori dalla Puglia. Cioè, se questo modello funziona, questo modello progettato e brevettato qui in Puglia funziona e viene esportato fuori, è anche un modo per aumentare il PIL regionale, che di questi tempi non fa male. L'Organizzazione Mondiale della Sanità adotta già nel 1997 la definizione della telemedicina, quindi non è una nuova cosa, è una nuova modalità. Sì, è una nuova modalità. L'OMS parla appunto, cos'è la salute? La salute non è l'assenza della malattia, ma è un discorso di miglioramento e di qualità della propria vita. E la telemedicina, le tecnologie a distanza ovviamente contribuiscono, evitando ricoveri, evitando distanze, evitando tempi di attesa, contribuiscono a migliorare la qualità della vita. Però la telemedicina
medicina è intesa soprattutto negli ultimi anni, sia il Ministero che le Regioni l'hanno individuata anche come strumento di incremento della qualità ma anche di razionalizzazione della spesa. I sistemi a rete ospedalieri e i sistemi telemedicina hanno questo che sembra un paradosso, si spende meno ma si cura meglio, e quindi ha avuto un ulteriore spunto, un ulteriore slancio, quello che in effetti da tanti anni era già descritto. Grazie tante. È un progetto innovativo non solo sotto il profilo, diciamo, dell'organizzazione dei servizi a livello aziendale ma anche territoriale, ma anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica che si mette al servizio dei bisognosi, dei più bisognosi, evitando delle code inutili al pronto soccorso e quindi dei ricoveri inappropriati, e di attualità appunto l'esigenza palesata dal Presidente del Consiglio di rientrare dei costi e quindi di operare ulteriori tagli. Iniziamo noi con questo progetto innovativo evitando delle code inutili a pronto soccorso e quindi dei DRG assolutamente inappropriati, dei ricoveri anche certe volte non necessari e fastidiosi per il paziente stesso, ma migliorando anche al contempo la qualità delle cure, non accanendosi sulla ospedalizzazione del paziente più bisognoso, ma fornendo a domicilio una prestazione di elevatissima qualità al pari anche delle prestazioni rese a livello ospedaliero, e garantendo anche un ottimale livello di controllo del paziente, di monitoraggio, di modo che si possa anche prevenire un'emergenza, un'urgenza direttamente da casa. Quindi così andiamo a decongestionare le nostre sale operatorie, i nostri reparti, i nostri corridoi. Quindi l'obiettivo principale è il malato, il bisognoso, l'effetto che ne deriva è anche economicamente apprezzabile, quindi con un servizio poco costoso o quantomeno diciamo valido, efficace, rendiamo un servizio efficiente, quindi anche a vantaggio delle nostre economie, e quindi danno risposte anche a più domande di contenimento della spesa, di qualità dei servizi. I LEA ce lo impongono e quindi noi siamo i primi in Puglia e anche nel Meridione a fornire un servizio, a cominciare dalla telemedicina. Da sottolineare comunque l'aspetto buon esempio, ma soprattutto che questo viene fatto già da operatori, diciamo, in una giunta. Assolutamente sì, questo è un servizio integrato con ASL, comuni, enti locali e anche con regione, proprio finalizzato a captare sul territorio la domanda di assistenza, e l'ospedale che si muove verso il territorio non aspetta che il territorio vada ad affollare gli ospedali. È esattamente una rivoluzione copernicana da questo punto di vista.